disse: oggi fratello Ugo ha rischiato di non essere qui con voi, non perché nessuno glielo impedisse, ma perché lui stesso ha pensato che fosse il momento per una piccola pausa di riflessione, uno stop di un giro per domandarci e chiarire meglio chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo, se andiamo. Ma poi ci siete voi a casa, voi per cui non è domenica se non c'è la messa laica, voi i suoi clienti, ma anche un po' i suoi tiranni, perché il popolo è sovrano, ma da sovrano a tiranno il passo è breve. E allora, fratello Hook, fanculo alla tua vena paranoica. Vai con la settima messa laica, quarto episodio della esalogia dei cinque sensi, più uno non conto più per nessuno. Quale senso sarà oggi il prescelto? Fatto l'olfatto, vista la vista, toccato con mano il tatto, non ci resta che da decidere se sia più giusto il gusto o più gradito l'udito. E tutto questo non ve lo dirà oggi fratello Ugg con le sue parole, ma lo direte voi con le vostre delicate dita, sfiorando il vostro touch screen per fare il versamento su PayPal. Con un semplice click potrete dire gusto o udito schiacciando il vostro like. E allora segnatevi queste quattro semplici parole. Touch screen, che poi peraltro è doppia. Sì, ecco. E PayPal, click e like, e vai con la settima messa like. Oceanina. E io lo sai che sono? Zeus, padrone dell'Olimpo, il dio dei dei. E tu chi sei? Non sarai mica Meti? Meti, mica? Mica Meti, Meti mica? Che gran pezzo di ragazza! Ma se sei Meti, allora sei pure quella che mi ha salvato la vita con quell'intruglio che ha fatto vomitare mio padre Crono, che s'era magnato tutti i fii suoi. E saresti pure quella che per riconoscenza ho ingravidato, ma ce n'è voluto, che te trasformavi in tutto. Te trasformavi in cane, in gatto, in uccello, in coccodrillo, in gallo, in grillo, in grillo, in fico, in Di Maio, Azzolina, speranza, disperazione, anelito in un futuro migliore, ma poi alla fine pare che ce l'ho fatta, t'ho ingravidata. Meti, se tu fossi Meti, me ti magnerei, ma non c'ho voglia. Ti fa fatica con la masticazione, Meti. Trasformati in goccia d'acqua, così Meti, me ti bevo. Meti,
è il fulmine. Meti. In quelle grotte dell'alfabeti sconosciuti. I can't read your heart from this canton of ghosts. Gritando dentro per un orecchio teso, there was a pale glare under your feet. Eppure, nel mio cuore, esisteva solo Dio. E quello è tu. Pazzia! Che sta qua?
Cesare 2000, il 10 ottobre. Troia da pensare in 200.